Partiamo col nostro allenamento, secondo di settimana, prima stazione di lavoro, prisoner lunge hold, manteniamo la condizione statica, cercando di non far toccare il ginocchio che va dietro. Single leg deadlift, lavoriamo bene cercando di gestire il disequilibrio portato dall'appoggio monopodalico e bene stesa la gamba posteriore, gluteo contratto, addominali solidi. Ci facciamo tre giri di lavoro di questa coppia, lente controllato l'esecuzione, per poi passare a un altro trittico di lavoro composto dal shoulder tap, addominali contratti, solidi di centro, bene attive le scapole e le spalle. E vado a toccare la spalla controlaterale con le mani, per poi passare una parte un pochino più aerobica col jumping jack e il mountain climber. Anche in questo caso, tre giri di lavoro prima di partire poi con quello che è la parte centrale del nostro workout. Il pike push-up, come vedete, con l'ausilio di una sedia, vado a lavorare con le gambe flesse appoggiate e il busto più perpendicolare che posso al pavimento. Più apro l'angolo e più riduco il peso del mio corpo, quindi alleggerisco l'esercizio stesso. Proseguiamo poi col dip chair, sfioriamo bene con i glutei, stesso discorso, se fletto le ginocchia, ammorbidisco e alleggerisco il peso dell'esercizio stesso. Il table Australian pull-up io l'ho fatto con due sedie, in realtà potete farlo sotto un tavolo cambiando la presa fondamentalmente. Poi abbiamo del semplice jump squat e il V-sit alternato per chiudere il corpo dell'allenamento. Serie ripetizioni, 5 serie di lavoro con ripetizione a scalare da 21, 15, 9, 7 e 5. Per concludere però il nostro corpo dell'allenamento abbiamo un cash out da 3 round dove facciamo 15 leg raise alternati a 40 secondi di plank. Qui lavoriamo bene con la schiena che srotola a terra costante al pavimento, sempre solidi con il centro. Il plank classico, unica linea che passa tra spalla, anca, ginocchio e caviglia. Gestiamo bene e chiudiamo il nostro allenamento in maniera corretta. Poi abbiamo una parte di centro, dove ci facciamo 100 sit-up Tabata style, quindi 20 secondi on, 10 secondi off fino alla fine delle ripetizioni. Ogni pausa di 10 secondi alla fine della serie delle 100 corrisponde a una penalità di 10 crunch, ok? Quindi sostanzialmente che significa? Che se faccio 3 pause saranno 30, 4 pause, 40 crunch e così via per chiudere il nostro allenamento.